Aquila. Ciao Mario. Mario? Ciao Mario. Mario. Pronto Mario, ciao, come stai? Ti disturbo? Pronti. Eccolo, ti sento. No, dicevo, come stai? Ti ricordi, ci siamo incontrati sul treno. Il solito burlone. Senti, ti volevo dire una cosa. È partito il conto alla rovescia per il recovery plan. Lo so, stai lavorando. Ti sei preso questo incarico di gestire il più grande investimento economico che questo paese abbia mai visto. Mi è piaciuto molto anche il tuo pezzo, diciamo quello che hai fatto all'insediamento, no? Un buon pianeta dopo aver lasciato una buona moneta, questa è sicuramente un'ottima notizia. Sai che alla fine si trova il pianeta. Mi è venuta tornata in mente una cosa che ti volevo dire già da un po' di tempo. Questa cosa della mobilità sostenibile. Dobbiamo investire nella mobilità condivisa. La plastica va eliminata, confezioni mono, tutta quella roba lì. Pensa che io al contrario ho usato tutta la roba, non c'era un pezzo di plastica. Facciamo girare le pale. Guarda che il vento è vero che fa scompigliare i capelli, anche le idee, fa venire anche mal di testa, ma dà tanta energia. Per ripristinare la salute dei mari e anche delle foreste. Però mi chiedevo, no Mario, ma rispetto agli allevamenti intensivi, che vogliamo fare? Perché non investire un po' di più sull'educazione scolastica su questi temi? Siamo l'ultima generazione che può fermare il cambiamento climatico e lo sfruttamento del pianeta. Che il pianeta è proprio tipo un po' il cuore delle donne, cioè uno solo, fragile e meraviglioso. Servono persone e scelte coraggiose, e servono adesso. Cambiare le proprie abitudini, certo. E si buttano un sacco di soldi in armi, nell'industria bellica e pochissimo nelle energie rinnovabili, quindi... Bravo. Scott, allora dai, facciamo che me lo fai anche un po' come regalo di compleanno. Non solo a me, fai un regalo di compleanno a tutti quanti, anche a te stesso. A tutti quanti. Ci conto. Ci contiamo un po' tutti. Che serviamo. Ognuno deve fare la sua parte. Aprile, se lo segni nel calendario, è il mese fondamentale. Quello in cui realizzare le parole date. Esatto. Ciao Mario, dai. Buon lavoro. Mario. Ti mando un bacio. Ci metto, eh. Whatever it is. C'è la segreteria. Oh, ricordatevi che il pianeta si salva ad aprile. Il pianeta si salva ad aprile. Il pianeta si salva ad aprile.